Discorso salvezza ancora da mandare in archivio per il Lanciano. A 270 minuti dalla fine i frentani devono mettere in cantiere almeno un altro punto per la tranquillità. 1-1 il risultato finale del Biondi tra Lanciano e Ternana. D'Aversa ripropone Monachello titolare al centro dell'attacco. A metà campo Bacinovic con Paghera e Di Cecco. La Ternana di Tesserra ha un solo obiettivo: fare punti. Al Biondi ci riuscirà. Il Lanciano di avvio di contesa è preciso e non butta via una palla, con un possesso ordinato che chiama in causa tutti i reparti e che lo porterà anche a costruire una incursione interessante di Conti ed un colpo di testa di Piccolo su assist di Carlo Bambarella. Ma al primo affondo la Ternana passa e lo fa sfruttando una delle croci e delizie del Lanciano: il calcio d'angolo. Cross al centro dell'area, la difesa virtusina non interviene, in modo quasi fortuito Valiant colpisce la sfera che supera Nicolas. 1-0, Ternana che costringe per la 18ª volta in campionato il Lanciano ad inseguire. La Virtus si rivede con una conclusione dalla distanza di Piccolo, poi al 31esimo ancora un'occasione virtusina con il calcio d'angolo di Bacinovic, corto per Mammarella, quindi il cross calibrato al centro dell'area di rigore per Conti che impatta la palla ma non inquadra lo specchio. Lanciano che cerca quasi sempre la soluzione del cross dalla sinistra con Carlo Mammarella, alimenta l'azione il Lanciano che porterà alla conclusione di Di Cecco al lato della porta ternana. Il Lanciano insiste. Al 44esimo Monachello porta palla, la cede a Tiam, conclusione del senegalese parata a terra di Brignoli, preludio al gol che arriva al minuto 45esimo. Contatto di mano di Palumbo su un colpo di testa di Conti, rigore questa volta decretato da Pasqua di Tivoli. Dagli 11 metri Piccolo che tira e fa gol, ma Brignoli intuisce la sfera. Nella ripresa subito un brivido per i frentani, ma il Lanciano si rivede con Tiam al 13esimo con una incursione personale. Le azioni pericolose scemano col passare del tempo. Al 31esimo ci prova la Ternana, al 43esimo il turno di Monachello che prova l'Eurogol, ma poi nulla più. Al triplice fischio finale fischi misti ad applausi sono il responso dei 2600 del Guido Biondi. La Virtus infatti è partita benissimo, il finale di stagione è stato in salita, una salita che deve ancora scalare l'ultimo gradino, quello del 50esimo punto, tanto invocato da Roberto D'Aversa.